È stata una cosa buffa, perché quando sono arrivata a presentarmi, io non ho aperto bocca. E la cosa pazzesca è che tutti avevano preparato qualcosa, io niente. E tutti si sono guardati e hanno detto, ma questa che è araba? Io mi sono arrabbiata, ho sbattuto la porta e me ne sono andata e sono stata promossa per il temperamento. Che anno era? A voglia ci avevo... adesso sono 56 anni, 56 anni che faccio cinema, sono arrivata a 142 film ed era nel 57, credo. Qual è il suo ricordo più bello del Centro Sperimentale di Cinematografia? No, ma stupendo, qualche anno fa hanno fatto una cosa bellissima a Parigi e io stavo su tutti i muri con la fotografia del Centro Sperimentale, che oltretutto io non sapevo neanche parlare italiano all'epoca, che sono nata in Tunisia. Insomma, era una cosa folle. Mi ricordo di Carla Gravina, che stava anche lei lì assieme a me. Ma eravamo in tanti, è un po' difficile ricordare tutto. Io quando stavo al centro, che appunto, come ho detto, veramente. E invece poi ho cominciato subito a far cinema. Il primo è stato I soliti ignoti di Monicelli. Subito dopo il Centro Sperimentale? Sì. Quando ho finito il Centro Sperimentale sono subito andata a Parigi. Perché... Da me? Da... a casa mia? Da mia zia. È fantastica e... È una grande attrice, tutti lo sanno, ma è una persona veramente che ha un cuore grandissimo, veramente. No, perché doveva imparare il francese. È la persona più umile che io abbia mai conosciuto. E dai! E mi ricorderò sempre quella cosa che mi hai detto, che ti ho detto Visconti, che quando devi entri in una stanza, devi fare dei bei passi grandi per acquistare forza. È vero, me l'ha detto Luchino.